C'è qualcosa che non va in questo profilo TikTok. Bebop & Bebe è un account che negli ultimi mesi ha fatto sorgere non poche preoccupazioni nella community. Speculazioni, teorie e anche qualche prova hanno fatto credere alla gente che Bebop e sua madre Bebe siano tutto fuorché al sicuro. Quindi preparatevi al peggio e iniziamo a scavare a fondo in questo nuovo mistero di TikTok. Scorrendo tra i video sull'app, mi era capitato più volte di imbattermi in qualcuno che parlava di loro. Non ci ho mai dato peso, credendo fosse solo l'ennesima esagerazione sui social per accaparrarsi un po' di fama. Ma qualche giorno fa ho notato che sempre più persone avevano iniziato a parlarne. Allora ho deciso di informarmi. E cavolo, quanto mi sbagliavo. Ma che profilo è Bebop & Bebe? Si tratta di una madre e una figlia che fanno video in cui si travestono, fanno balletti e cose del genere. Già da un primo sguardo, però, si può notare che la figlia è decisamente troppo piccola per stare su TikTok. Dovrebbe avere circa 8 anni e il modo in cui si presenta indica subito che qualcosa non va. Innanzitutto a 8 anni non dovrebbe essere permesso stare su un'app del genere, dove letteralmente qualsiasi tipo di persona potrebbe vedere e interagire con questi contenuti. Inoltre, nonostante la tenera età, Bebop fa un uso spropositato del trucco. Certo, questo in sé non indica nulla. Magari le piace il make-up e le piace vestirsi come se fosse molto più grande di quello che è. Ma già solo dai primi video, nel 2020, qualcuno aveva già iniziato a preoccuparsi. Qualche persona su Reddit aveva iniziato a credere che, forse, tutto quello che faceva la bimba non fosse esattamente normale e di buon gusto. Forse la madre la stava obbligando. Ma le preoccupazioni più grandi arrivano quando il profilo pubblicò un video di Bebop che canta una canzone al pianoforte. Sentite il testo di questo pezzo. In quello che doveva essere semplicemente il video di una ragazzina che canta, molte persone erano rimaste estremamente preoccupate per lei. Oltre al testo disturbante, Bebop sembrava che stesse per piangere. Da questo momento è iniziato un vero e proprio rabbit hole. Significa un fenomeno su internet che sembra non avere fine, con molti colpi di scena e che più si approfondisce, più si scoprono dettagli che infittiscono ancora di più il mistero. Già sotto quel video, tantissime persone si sono convinte del fatto che c'era qualcosa di decisamente sbagliato in quell'account. Una persona in particolare, per assicurarsi che le sue preoccupazioni fossero fondate, scrive questo commento. Se hai bisogno di aiuto, indossa un vestito di colore viola nel prossimo video. Solo un giorno dopo, questo è il video che ha pubblicato. Indossava un vestito viola e aveva una rosa viola tra i capelli. Ma, tornando al video della canzone, altri commenti iniziano ad insinuare che quello fosse un grido d'aiuto disperato. Molti pensavano a quel punto che avesse esplicitamente chiesto di essere salvata da qualsiasi fosse la sua situazione. Altri però credevano che fosse sua madre ad averle suggerito il testo e che lei lo stesse semplicemente leggendo senza capire il vero significato di quelle parole. Ed è qui che il mistero inizia ad infittirsi. Iniziano a sorgere le prime teorie riguardo al fatto che la piccola Bebop fosse costretta, obbligata e magari anche minacciata di fare questi video dalla madre stessa. Lei l'avrebbe truccata, le avrebbe detto cosa fare e l'avrebbe obbligata a farlo. Questa teoria è rafforzata dal fatto che la bimba sembra avere un finto sorriso. Sembra effettivamente che le sue reali emozioni siano diverse da quello che fa sembrare con i video. Ma presto questa teoria viene scartata. O meglio, modificata. Dando un'occhiata attenta ai video, infatti, anche la madre sembra essere estremamente a disagio davanti alla videocamera. Anche lei sembra sorrida perché in realtà non ha altra scelta. Da questo momento si è iniziato a pensare che forse il padre stesse obbligando entrambe a fare questi video. Le teorie e le speculazioni si evolvono ulteriormente, quindi, aggiungendo anche l'ipotesi che Bebop e Bebe fossero vittima di una sorta di traffico illegale e che quindi fossero utilizzate da qualcuno per fare soldi sui social. E ragazzi, tutte queste assurde teorie non sono assolutamente infondate. Continuiamo a dare un'occhiata ai loro contenuti per capire il perché.
In alcuni casi Bebop indossa abiti assolutamente non adatti per la sua età e decisamente controversi. Questo forse è un altro obbligo imposto da qualcuno per attirare l'attenzione e far ottenere fama e soldi alle due, per poi ritirare tutto e ripetere il ciclo con altre vittime. La gente ha iniziato a pensare che questo potrebbe davvero essere il caso, e per un motivo specifico. In un altro video, un TikToker dice alle due di indossare abiti verdi nel video successivo, come la volta scorsa, per avere un'ulteriore prova. E nel video successivo... Ok, potrebbe trattarsi di una coincidenza. In fondo avevano raggiunto un pubblico ampissimo e magari quei commenti non li avevano nemmeno letti. Ma qualcosa di ancora più sospetto porta una grande fetta del pubblico a pensare che hanno effettivamente bisogno di aiuto. In questo screenshot di un video che può sembrare normalissimo, Bebop sta in realtà facendo uno specifico movimento della mano. Quello è il segno universale che indica una richiesta di aiuto, utilizzato soprattutto nei casi di violenza domestica. E indovinate un po', lo fa più volte. Questa è una cosa da tenere seriamente in considerazione, perché ci sono stati molti casi in cui le ragazze sono state salvate da una situazione di abusi, proprio per questo gesto qui. Basta fare una ricerca su Google per capire che potrebbe trattarsi di una richiesta d'aiuto reale e sincera. Ma ovviamente non finisce qui. La teoria più gettonata al momento è che le due non siano al sicuro. Anche la madre, se davvero è la madre, potrebbe essere in pericolo. Sono state davvero tantissime le volte in cui le due hanno fatto ciò che veniva chiesto per dimostrare che fossero in pericolo. In una live, per esempio, qualcuno ha chiesto alla madre di toccarsi i capelli se fosse stata in pericolo. E lei ha iniziato a farlo continuamente. Sì? Or something else. Someone was saying Mario Kart. Thank you, Joe's Fairy. Mario Kart is a race. Thank you, amazing. Look, amazing! E ci sono davvero tantissimi esempi del genere, purtroppo. Ma una cosa fondamentale che ha fatto preoccupare ancora di più le persone è la porta che si può vedere in qualche video. Una ragazza si è resa conto che è sempre coperta in qualche modo. E quando non lo è, si può vedere un filo che passa al di sotto, come se lì fuori ci fosse qualche dispositivo. E infatti in alcuni video qualcuno dice di aver visto una videocamera e addirittura il volto di un uomo lì fuori. In aggiunta a tutto questo, le espressioni e i sorrisi di entrambe sembrano essere veramente forzati. In alcuni video si può vedere che non sono felici, eppure continuano a sorridere in un modo inquietante se si pensa a ciò che quei sorrisi potrebbero nascondere. A questo punto sono in tantissimi a credere che tutto ciò messo insieme non può essere una coincidenza. Tra l'altro, cercando informazioni su Bebop, ho scoperto che partecipa o ha partecipato a vari concorsi di bellezza. La cosa strana, però, è che in questi concorsi di solito le bambine indossano decisamente tanto trucco. Lei, però, non ne indossa affatto. Allora, perché farlo su TikTok? Qual è il significato dietro questo personaggio? Più si scava in questa vicenda, e più sorgono dubbi e domande. Infatti, uno dei dubbi più frequenti è che la camera da cui registrano i video sia semplicemente un set, una ricostruzione falsa di una cameretta, chissà per quale motivo. In effetti, si possono notare vari dettagli che lo confermano, come la vernice diversa tra un lato e l'altro della stanza, e i vari oggetti troppo strani e diversi tra loro. Leggendo qualche commento, ho scoperto che a quanto pare, in una live, la donna stessa ha confermato che si trattasse di un set, ma non ha spiegato il motivo di questa scelta. Con tutti questi disturbanti dettagli alla mano, alcune persone hanno sviluppato una nuova teoria. La teoria che forse spiegherebbe tutto quanto. Secondo qualcuno, infatti, quando la donna ha notato che le preoccupazioni della gente facevano parlare di lei, la rendevano famosa e facevano fare soldi, ha continuato a mandare avanti questa farsa, facendo tutto quello che veniva richiesto nei commenti. In effetti ha senso. Vedendo le entrate e la fama crescere per questo motivo, è possibile che abbia alimentato di sua volontà tutti i dubbi delle persone. Qualsiasi cosa stia succedendo, la bambina è comunque sfruttata per fare soldi. E questo di per sé è già abbastanza sbagliato. Ma ragazzi, secondo me c'è qualcosa di più. Qualcosa di strano sta succedendo. Poche persone, per esempio, hanno preso in considerazione Peyton. Questo ragazzo, almeno in teoria, è il fratello maggiore di Bebop, che ha fatto alcune apparizioni agli inizi del canale. Aveva i suoi social separati da quelli di Bebop e Bebe,
ma un giorno improvvisamente è scomparso nel nulla. Tutti i suoi social vennero disattivati e di lui non c'è più stata alcuna traccia. Dopo questo fatto, Bebe non ne ha mai più parlato e ha ignorato anche le pochissime domande su di lui. Ma una domanda è rimasta nella mente di qualcuno: che fine ha fatto Peyton? Ad aggiungere un ulteriore velo di mistero a tutta la storia, c'è il fatto che pochissimi giorni fa l'account è stato disattivato per continue violazioni delle linee guida. Le persone hanno iniziato a segnalarlo in massa in modo che tutto questo smettesse. Qualsiasi fosse la situazione, quella bambina non si merita di stare costantemente di fronte ad una videocamera, truccata e indossando vestiti di dubbio gusto. Sono contento quindi che l'account non esista più, almeno per ora. Ma spero davvero con tutto il cuore che qualcuno faccia chiarezza, si accerti delle loro condizioni e scopra la risposta a tutte queste domande. Ho la brutta sensazione che questa storia possa finire decisamente male. Al tempo stesso però credo che abbia ricevuto un'attenzione tale che per forza qualche conoscente ha chiamato i soccorsi o almeno ha fatto fare dei controlli. Per ora la disattivazione dell'account ha semplicemente fatto sorgere ancora più domande. Stanno bene? Torneranno su TikTok? E soprattutto, sapremo mai la verità? Questa era la misteriosa vicenda di Bebop e Bebe. E a questo punto muoio dalla voglia di sapere cosa ne pensate voi. Avete qualche supposizione o teoria? Magari siete riusciti ad avere altre informazioni che io non ho trovato? Mi raccomando, fatemi sapere tutto ciò che vi passa per la testa. Detto questo, come al solito io vi ringrazio infinitamente per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.